Grazie ancora dell'ospitalità, del premio. Dopo dirò le mie parole dopo la laudatio, però adesso andiamo sodo. Dunque, posso togliermi? Perché la commedia ha avuto una ricezione artistica così impressionante? Perché ha registrato questo maggior numero di illustrazioni e derivati artistici di ogni tipo. Questa è la domanda, no, che mi sono posto in tutti questi anni, no? Ci sono ragioni intrinseche che aiutano a spiegare questo successo? La capacità di Dante di creare in quest'opera un linguaggio visivo, visionario, quel visibile parlare di cui parla in Purgatorio 12, è senza dubbio un elemento essenziale di questa incredibile ricezione, che si estende anche ad altri arti, sapete, musica, teatro, cinema, danza, eccetera. Fumetto. Chissà se tutto è dovuto allo zelo messianico che lo spinge a considerare la sua opera come una missione, convincerci che tutto ciò che narra è frutto della sua esperienza diretta nell'aldilà. E per perseguire questa verità, dispiega con sua umana sapienza tutti i mezzi linguistici a sua disposizione. Le tecniche più efficaci di questa descrizione del mondo insolito attraverso il quale è passato in modo altrettanto insolito sono le figure retoriche per mezzo delle quali egli descrive un oggetto, nella più ampia accezione del termine, in modo così vivace e preciso come se stesse materializzando, come se si stesse materializzando davanti ai nostri occhi. Dante non si limita solo a descrivere le opere d'arte in questo modo, come in Purgatorio 10 e 12, ma anche tutto ciò che può contribuire a sostanziare la verità di questo viaggio ultraterreno. Questa è la nostra ipotesi, questo sarà il filo conduttore di questa relazione. Oltre a una straordinaria immaginazione, degna delle più grandi menti creative, Einstein, Leopardi, è un'impressionante attenzione ai gesti, agli atteggiamenti, alle azioni umane e ai fenomeni naturali che conserva sorprendentemente indelebili nella sua memoria, Dante dimostra nel poema un'enorme e profonda conoscenza dei più diversi campi artistici e letterari. La sua esperienza nel primo campo è più che evidente, cioè nel campo artistico, cioè la sua esperienza artistica, per cui è giocoforza ritenere che i mosaici del Battisterio di Firenze, opera di Coppo di Marcovaldo, siano rimasti indelebilmente impressi nelle sue retine giovanili. Ma non solo, Dante successivamente deve aver visto e deve esserne è stato impressionato da quelli di Ravenna, quelli di Torcello, sicuramente a Venezia, dove è più che probabile che si sia recato, e un lungo eccetera di opere d'arte che può aver visto durante la sua vita, tra cui la Colonna Traiana a Roma, vari sarcofagi paleocristiani, molte lapidi e innumerevoli miniature. Bisogna anche ricordare che la sua attività poetica è contemporanea a quelle di artisti come Cimabue, Duccio da Buoninsegna, Giotto, scultori quali Arnolfo Di Cambio, Andrea Pisano, e miniaturisti come Odirisi da Gubbio. Tutti loro può aver conosciuto personalmente e può aver ammirato le loro opere, la maggior parte delle quali riflettono una nuova sensibilità che troviamo anche nei suoi versi. A me qui non interessa tanto indagare le fonti visive e concrete dell'immaginario poetico dantiano, lo fa con rigore e competenza Laura Pasquini nel suo ultimo libro, dando indicazioni già presenti negli studi di Lucia Battaglia, quanto alla metodologia costruttiva delle sue immagini letterarie e la loro tipologia. Sarebbe ovviamente meraviglioso poter conoscere con certezza documentale quali opere e quali oggetti artistici Dante abbia ammirato veramente, in quale occasione e in quale momento, ma il nostro interesse va piuttosto alle particolarità retorico-linguistiche della sua visibilità poetica. Per quanto sia possibile che Dante abbia imparato dalla contemplazione di queste opere a sintetizzare, questo è uno diciamo, dei momenti forti, penso, di questa relazione, una narrazione anche lunga in un'immagine concreta e molto viva. Borges, nel prologo dei suoi Nuovi Saggi Danteschi, 1982, ci aiuta a intravedere la questione mettendo in evidenza alcune delle caratteristiche essenziali del poema. La varietà e la fortunata invenzione di tratti precisi, scrive Borges, non lo traduco. A Dante no le basta decir que abrazados un hombre y una serpiente, el hombre se transforma en serpiente y la serpiente en hombre.
compara esa mutua metamorfosis al fuego que devora un papel, precedido por la franja roja en la que muere el blanco y todavía no es negro. Infierno 25 y 64. Lo mismo cabe declarar de los rasgos de índole psicológica. Y confrontándolo con el estilo narrativo moderno, concluye sobrio y directo. La novela de nuestro tiempo sigue con ostentosa prolijidad los procesos mentales. Dante no los deja vislumbrar, nos los deja vislumbrar en una intención o en un gesto. Dante riesce a far sì che tutto ciò di cui parla, che si tratti di paesaggi, persone, gesti, spazi, tempi, oggetti o sentimenti, abbia la forza plastica necessaria per imprimersi nella memoria di chi legge come se fosse stato cesellato da uno scultore o delineato da un pittore direttamente nella sua mente. Non una storia, non la linea, ma, scusate, la linea che la contiene nella sua totalità. Per fare questo, come abbiamo detto, fa uso delle tecniche retoriche che meglio si adattano al suo desiderio di rendere la descrizione di qualcosa o di qualcuno il più breve e vivace possibile, affinché la realtà prenda vita nella mente del lettore, esattamente nel modo in cui l'autore l'ha percepita o vuole farci credere che l'abbia percepita. Che l'oggetto della scrizione sintetica sia un'opera letteraria o artistica, la Bibbia o semplicemente un'esperienza di vita, la penna di Dante riesce sempre a condensare tutto questo in uno schizzo di immagine, tanto rapido quanto suggerente. La maggior parte degli studi relativi a questo argomento si sono concentrati sull'ekphrasi in quanto descrizione di opera d'arte, e in particolare su quelle contenute in Purgatorio 10 e 12. Curiosamente, non si prende in considerazione l'accezione più generale del termine, quella di descrizione vivace, spesso sinonimo di diverse figure dell'ornatus, come la ipotiposi, la energeia, eccetera. Mi sembra che non sia stato mai neppure rivelato il possibile anacronismo del termine ekphrasis applicato alla narrazione della commedia, visto che questa accezione del termine si è imposta molto più tardi, per quanto fosse una pratica ben conosciuta dai retori. Nell'antichità il termine definiva piuttosto un esercizio di abilità retorica, volto a dare particolare vivacità alla descrizione. Ma Leo Spitzer, nel 1955, ne ha circoscritto l'ambito semantico a quello di descrizione poetica di un'opera d'arte pittorica o scultorea, che è oggi il significato più comune tra gli studiosi e i critici d'arte. Tuttavia, bisogna sottolineare che questo significato non appartiene alla retorica antica, bensì alla semiotica, che in effetti parla di genere ekphrastico. La formulazione spitzeriana e la sua significativa fortuna oltreoceano è sicuramente alla base delle teorie di studiosi americani quali Murray Krieger, James Heffermann o Mitchell. Cometa riassume la questione dicendo che alcuni studi, soprattutto di aria anglosassone, hanno fatto coincidere il campo di azione dell'ekphrasis con la semplice imitazione in letteratura di un'opera delle arti plastiche, ovvero con la rappresentazione verbale di una rappresentazione grafica, escludendo in questo modo gli aspetti retorici relativi all'ipotiposi classica, nella quale confluisce sia il genere specifico dell'ekphrasis, delle opere d'arte, sia una più generica e, in parole di Cometa, incontrollabile teoria della descrizione. D'altra parte, non si è nemmeno posti nel giusto rilievo il fatto che per molti secoli ekphrasi è stato sinonimo di energeia, la figura retorica grazie alla quale viene ricreata nell'immaginazione di chi legge un oggetto, incluso ovviamente quello artistico, con una straordinaria intensità visiva. E spesso non ci si è neanche posto la domanda se il concetto di energeia si possa applicare nell'accezione più ampia del termine all'intera commedia, cosa che a me sembra molto probabile. Anche se in questo caso forse sarebbe meglio usare un termine più adatto all'epoca di Dante, quale evidenzia, descrizio, ipotiposi o fantasia. Rimando ai lavori di Zanker, Mitchell, Heffermann, Krieger, Robillard, Quep, Debye e Cometa per la discussione di tutto questo intricato campo di figure retoriche. Dall'epoca dei greci fino a Dante. Anche quando volessimo limitare, come fa Eco, il concetto di ekphrasis a un artificio semiotico che vuole esprimere un atto
un altro artificio semiotico, un'opera d'arte, c'è nella commedia, come sanno bene i suoi lettori, un'ampia gamma di figure dell'ornatus che servono a ricreare davanti ai nostri occhi un dato oggetto o una certa situazione che costituiscono gli strumenti della retorica della visibilità. E qui vale la pena ricordare che nel De vulgari eloquentia Dante si dichiara a favore non delle invenzioni di pura ornamentazione, bensì di quelle connaturali a sostanziosità di contenuti e di dottrina. Questa è una citazione di Mengaldo dell'Ornatus, Enciclopedia Dantesca, in perfetta corrispondenza con Goffredo di Vansoff, quando questi tratta della convenienza necessaria dei colori retorici. L'Ausberg ci dice che l'evidenza ruota intorno a tre elementi della narrazione letteraria, persona, locus e tempus. Più concretamente, essa si realizza nella presentazione d'insieme dell'oggetto, l'impiego del tempo presente e degli avverbi denotativi, del hic et nunc, l'apostrofe alle persone o alle cose che compaiono nella narrazione e il discorso diretto. Grazie al focus che illumina i particolari dell'oggetto si crea l'effetto di verosimiglianza, se non proprio quello di realtà, ma nello stesso tempo anche l'impatto che l'oggetto in questione esercita su coloro che leggono. È noto che non ci è dato sapere né della formazione di Dante in generale né di quella retorica in particolare, tra l'altro perché è molto parco di riferimenti personali di questo tipo. Possiamo supporre che non conoscesse Quintiliano, come è stato osservato in un recente libro curato da Luca Marcozzi, la cui istituzione oratoria circolava molto frammentaria e frammentata, almeno fino alla scoperta di un testo completo da parte di Poggio Bracciolini. Conosceva certamente la retorica ad Erinnium e il De Invenzione di Cicerone, L'Ars Poetica di Orazio e forse Isidoro di Siviglia, per quanto cita esplicitamente soltanto il De Invenzione e la retorica di Aristotele. Citazione Monarchia, Epistola 13, Convivio e anche Monarchia per tutti questi libri. Nessuna menzione della poetria nuova di Goffredo di Vansoff né di altri manuali di retorica o poetica che ebbero un'ampia circolazione nelle università e nelle scuole, come quelle di Matteo di Vendôme, di Buoncompagno d'Assigna o di Bene Fiorentini. Dante comunque avrebbe potuto avvicinarsi ai principi retorici di Goffredo grazie anche al suo maestro Brunetto Latini, che per il Tresor ne tradusse ampi strati relativi all'amplificatio e all'abbreviatio. In ogni modo, ci sono nell'opera dantiana riprese concettuali, retoriche e sintagmatiche riconducibili all'anglico, tra cui l'idea di convenienza, come abbiamo visto, e cioè la necessità che gli ornamenti si adattino strettamente al contenuto, la ricerca della novitas, la descrizione delle persone e anche alla topografia. Vorrei fare ricorso all'ultimo elemento teorico e metodologico che mi sembra particolarmente legato all'estetica della visibilità dantiana e che spero giovi alla mia esposizione. Si tratta della brevità. Ricordiamo che Curtius, nel suo saggio Europäische Literatur und Literarische Mittelalter, 1948, sottolineava l'importanza dell'ideale stilistico della brevità, i cui fondamenti non si trovano soltanto nell'Ars Dictandi, ma anche nella Bibbia. Lo studioso tedesco affermava che la contrapposizione amplificatio abbreviatio è tardiva. Matteo de Vendôme non la conosce ancora, ma è significativo che per lui la brevità sia un elemento fondamentale che distingue lo stile moderno. La generazione successiva di retori si è proposta di combinare le due tecniche. Nella poetria nuova di Goffredo le compara e le studia separatamente. Per l'amplificatio propone l'uso di descriptiones, circumlocutiones, digressiones, prosopopee, apostrofaziones. Per l'abbreviatio invece purum corpus materiae. Significativo è anche in questo senso il fatto che Brunetto Latini, nel suo Tresor, dedichi soltanto alla brevità un capitoletto e non si occupi dell'amplificatio. Infatti, il capitolo 43 del terzo libro, intitolato Si enseigne il conteur le faire brevement, si legge: è breve se non si dicono più cose di quanto sia necessario.
Come l'oratore deve guardarsi dalle abbondanze delle parole nei discorsi, così deve fare attenzione a non dire troppe cose, perché molte persone si ingannano e quando si sforzano di parlare poco, parlano troppo a lungo, perché si preoccupano di dire molte cose in poche parole, eccetera. E nei successivi capitoli va sempre in questa direzione. Penso che a Dante siano bastati questi pochi spunti per intraprendere l'impresa narrativa della commedia con idee abbastanza chiare circa le tecniche retoriche di cui servirsi. Esamineremo quindi qualche esempio, vista la brevità, non so, io non ho il tempo qua, quindi tenterò di. Sì. Esamineremo quindi qualche esempio di alcune delle principali tecniche retoriche della visibilità usate da Dante per creare questi effets du réel. Per dirla con Barthes, la descrizione di persone, di oggetti e animali, riferimenti a ombre e luoghi, le similitudini, le metafore, il fonosimbolismo, le personificazioni, eccetera. Qui darò per acquisita la centralità e l'importanza massiccia, la massiccia presenza di verbi bidendi, è impossibile qui affrontarla nella commedia. E qui mi devo scusare con tutti voi, anche esperti ai massimi livelli della materia, per la poca originalità di alcuni degli esempi che apporterò. Mi auguro comunque che le riflessioni su tutte le diverse tecniche che ho qui riunito possano essere di qualche interesse anche per gli studiosi del vostro rango e aprano la strada per una lettura della commedia quale inesauribile miniera di impressioni sensoriali, in particolar modo della vista, tanto intense quanto persistenti. Ci avverte il filosofo americano. Ken Wilber, nella breve storia del tutto, che affinché ci sia un'ascensione sono necessari tre elementi: una scala, uno scalatore e un paesaggio. In quest'ultimo elemento rientrano tutte le diverse visioni del mondo che possono essere contemplate durante ogni tappa e da ogni gradino di questa ascensione. Dante ci fornisce una viva rappresentazione di questi elementi in tutti gli stadi del suo viaggio nella coscienza, facendo un grande e sapiente uso di strumenti retorici che ora andiamo a esplorare più concretamente. Beh, uso questo? Sì. Sulla freccia. Beh, insomma, questo penso che lo rivedremo dopo, però intanto questo un po', diciamo, quello che propongo con alcun anche altro aggiustamento. Quindi parliamo di topografia e le scale. Oltre alla tradizionale rappresentazione dell'inferno, Dante ci serve di molti elementi topografici ricavati dalla letteratura classica, fiumi infernali, relativi nocchieri, eccetera, eccetera. Dante descrive i luoghi per dove passa e i mezzi di trasporto su cui si muove con estrema precisione e con dei particolari unici rispetto ad altri viaggi nell'aldilà. Si tratti dell'abbassamento della barca di Flégias nel momento in cui il pellegrino sale a bordo, Inferno 8, 25-27, oppure della scena della selva, dei suicidi del canto tredicesimo o della discesa sulla groppa di Gerione, Inferno 18, 17, 100, 136. Noi lettori finiamo per arrenderci alla credibilità narrativa e per essere del tutto soggiogati dal pieno spiegamento da parte del poeta creatore di quelle che sono essenzialmente Ma vanno a tecniche della verosimiglianza. E queste sono parole di Teolinda Barolini in 2003. Quindi qui abbiamo alcuni elementi del paesaggio in cui ho sottolineato quello che sarebbe il fonosimbolismo, che è molto interessante e che fa parte, secondo me, della retorica della descriptio, di questa visibilità. Non per niente inglese nella sua edizione di Caroce sottolinea questi particolari, come dirò anche dopo. Quindi, insomma, Inferno 8, qui abbiamo tutti gli elementi precisi per renderci
per poter avere chiaramente davanti il paesaggio, poi la landa infuocata di Inferno 14, lo spazio era un'arena arida e spessa, scusate, oppure sopra il sabbione, eccetera, eccetera. Poi la similitudine di Purgatorio 4 con la faticosa salita dei pellegrini al primo valso dell'antipurgatorio, dunque maggiore aperta volte in pruna con una forcatella di sue spine, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo Sassorotto e tutte queste, una chiarissima descrizione del paesaggio. Poi Purgatorio 9, la soglia del Purgatorio, con una descrizione molto precisa, i nostri gradi innanzi l'ane venimmo e lo scaglion primaio, poi il secondo tinto, lo terzo che San Massiccia, Porfido mi parea, si fiammeggiante, eccetera, eccetera. Quindi poi per ultimo il Purgatorio 28, 1.36, in cui c'è il bosco dell'Eden, con una descrizione tipo locus amenus, però con tanti riferimenti anche mitologici, soprattutto alla fine, ma anche concreti, no? Questi tal qual di ramo in ramo si raccoglie per la pineta in sul litto di Chiassi, quando Eolo, eccetera, eccetera, va bene. Questa è una. Quindi, poi altri elementi del paesaggio. Scusate, un attimino prima di questo. Volevo dire che all'interno degli elementi del paesaggio possiamo anche situare quella che noi, come dicevo, modernamente intendiamo per ecstasis. E all'interno di questi elementi del paesaggio che possiamo trovare la descrizione di oggetti artistici. Infatti, Purgatorio 10, 12, no? E in questo senso che Eco parla di ecfrasi occulta. E questo penso che sia importante chiarirlo, perché non sappiamo esattamente, magari potessimo sapere e conoscere cosa ha visto. In realtà, certamente, per l'Annunziazione non ci voleva molto sforzo, perché ce n'erano a disposizione parecchi, sicuramente anche per David, il re David, però per Traiano la cosa si pone già un po' difficile. Per Lucifero, Battaglia Ricci, poi anche Pasquini ci hanno insegnato, insomma, che ci sono diverse possibilità, e anche c'è lo stellato e altre cose. Comunque, voglio dire, non sarebbe male cominciare a usare questo termine di Eco, ecfrasi occulta, perché non sappiamo. Quindi, e questo pone sicuramente pone il problema anche che può essere, cioè, la questione può essere inventata. Quindi, dietro a questa ecfrasi occulta può essere perfettamente. Va bene, comunque lascio questo terreno a mano delle persone esperte, quali sono Laura Pasquini e Lucia Vatale. Quindi poi bisogna considerare anche il movimento su e giù per le scale, che è interessantissimo. Quindi le scale che scendono, che sono cioè lui ha particolare interesse in seguire esattamente dove si trova, se sta salendo, se sta scendendo, eccetera. No? Anche non è tutto lineare che si scenda, ma a volte si sale, insomma, piccole deviazioni. E quindi qui avete un po' alcune considerazioni su questa visualizzazione. Poi i movimenti nello spazio è chiarissimo, no? Per tutti noi, lo sappiamo, ce l'ha chiarito anche Stabile nel suo articolo su questo aspetto, che destra e sinistra sono molto significative, anche perché è chiaro, nella Bibbia dice via Zenimque ad extris sun, nobis dominus, perverse sun, vero sun, quae a sinistri sun, no? Quindi è chiaro, cioè destra e
di Dio e si va verso Dio, la sinistra verso il diavolo. Quindi questo ce l'ha chiarissimo. Non vuol dire che sempre si va alla sinistra, tante volte, come potete vedere, c'è anche piccole deviazioni perché devono passare superare qualche ostacolo, eccetera. Però, insomma, anche questo è un modo chiarissimo di orientamento, nello spazio. Poi, ovviamente, vengono gli elementi deittici, quindi la costante presenza di un contesto situazionale di riferimento è una caratteristica fondamentale del testo della commedia, secondo De Ventura, che ha studiato le deissi in particolare, il quale afferma anche che per la commedia si potrebbe parlare di un generale stile deittico, dove ai deittici è affidato il compito di rendere più credibile la presupposizione pragmatica, di rendere evidenti, come su una ipotetica scena teatrale, le coordinate spazio-temporali dell'azione e la natura performativa degli enunciati che la memoria del pellegrino riporta in discorso diretto. E a conferma della tesi porta l'esempio di Inferno 5, laddove Virgilio indica al pellegrino le ombre presenti nel cerchio dei lussuriosi. Io propongo Inferno 17, come ultimo esempio dello stile deittico, laddove troviamo: ecco, accennolle quella sozza, quella bestia malvagia, alla destra mammella, a 10 passi femmo, poco più oltre veggio in sull'arena, propinqua al loco scemo, desto giron. Con questa di qua di là, seguito da altri distributivi, questa fossa, detto da uno degli usurai, che aggiunge sederà qui, oppure questi fiorentini. Quindi qui avete altri elementi deittici che, insomma, sono abbastanza normali. Quindi una cosa, non entro nella cronografia, perché è un campo molto complicato. Moore ci risparmia un pochettino, inizialmente almeno, dall'addentrarci in questa questione, che tutto sommato però non è facile da visualizzare, quindi farebbe parte, secondo me, più dell'amplificatio che della brevitas, perché tutti ricordiamo, tranne pochi casi, o alcuni casi, non sono pochi neanche, quando i riferimenti temporali sono specialmente complicati e per nulla trasparenti, no? Quindi poi ci sono i personaggi, cioè il ritratto, lo scalatore e tutte quelle persone che lo accompagnano, eccetera. Nel poema sono descritti dirette o indirettamente 364 personaggi, sebbene solo 128 parlino, quindi l'aldilà tantiano è densamente popolato. Tutti i personaggi che vivono nell'aldilà, ricordiamolo, sono ombre, cioè apparizioni di una incerta consistenza, simili a ologrammi che riproducono l'aspetto acquisito dopo il giudizio divino, che nella maggior parte dei casi difficilmente corrisponde a quello di quando erano in vita, per cui il pellegrino fa fatica a identificarli, pur avendoli conosciuti da vivi. Tutti sono ombre, tranne il protagonista, come sappiamo, assoluto del viaggio. Il personaggio Dante, l'unico che non essendo un'ombra, proietta invece un'ombra perché viaggia nell'aldilà col suo corpo. Tralasciando però il protagonista e anche le sue guide, che sono da soli, che da soli riempirebbero molte più pagine di quelle che ho a disposizione, vorrei soprattutto focalizzare l'attenzione sul sistema di presentazione dei personaggi. Escludo per il momento solo quelli che solo vengono nominati, però che anche la nominazione è importante nella visualizzazione, che sono oggetto di una descrizione verbale che presenti caratteristiche proprie dell'arte plastica. Anche se Dante non ci fornisce mai una descrizione lineare e completa della storia della personalità dei suoi personaggi, non mette in relazione la vita, non analizza in modo esaustivo il carattere di ogni anima, omette diverse cose, omette molto, si serve con assoluta maestria di tutte le risorse retoriche che costituiscono l'effizio, termine della retorica classica che potremmo tradurre con schizzo. Ciò che Dante registra resterà per l'eternità in un gesto, in un'accezione,
in un accenno. Questa è la sua grandezza, saper catturare l'eternità in un istante, per citare Borges. Quindi i personaggi della commedia non sono mai registrati completamente o integralmente, né in modo oggettivo. La loro descrizione dipende piuttosto dal valore e dal significato che gli interessa evidenziare, dal fatto che le loro storie si possono coerentemente intrecciare con il dramma della salvezza che costituisce la vera storia della commedia. Sono, con la terminologia di Auerbach, figure. Di una realtà profonda. Sono quindi esempi costruiti sulla base della realtà individuale di ogni anima, allo scopo di trasferire questa realtà nella corrispondente dimensione morale e ideologica. Chiarissime in questo senso sono le parole di Cacciaguida in Paradiso 17:43-45, che rispondono alla domanda se nella mente divina tutti gli eventi contingenti siano necessariamente proiettati sullo sfondo della vita e della storia passata, presente e futura. Le vite di questi personaggi, soprattutto i più importanti e famosi, sono modelli negativi o positivi, comunque volti a plasmare la vita umana intorno alla virtù. Vabbè, ci sono, qui ho messo alcuni pochi, Catone, e poi qualche altro, però per tempo manca, quindi andiamo avanti. A molti si potrebbe aggiungere insomma, i più importanti che vengono descritti, Ser Brunetto, no? Tantissimi, tantissimi. Potremmo aggiungere anche quelli più brevi. Mi interessa molto, per esempio, per quanto riguarda la brevitas, questo ultimo, Mirra, che mi sembra un modo che Dante è solito usare per ridurre all'osso i miti. Qui abbiamo il mito di Mirra, che in un Ovidio occupa di diverse diversi versi, qui è ridotto proprio all'osso. E questo è, non dico che sempre sia così, perché ci sono anche molti esempi di amplificazione, per esempio anche quello prima, no? di Matelda, molto più ricco di particolari, quindi potrebbe essere un esempio di amplificazione. Invece Mirra, e ci sono molte mirre, molti esempi di Mirra, e invece è brevitas, e questo è questa incisività, no? Mi sembra importantissima. Beh, per saltare, anche l'ordine della presentazione è un elemento molto importante nella costruzione del personaggio, e cioè è evidente che Dante parte dalla distinzione ciceroniana tra memoria naturale e memoria artificiale. Quindi l'esempio di Francesca è molto chiaro, no? Francesca comincia a raccontare la propria vita proprio dalla descrizione dell'ambiente in cui è nata, no? Ricordiamo, si è della terra, eccetera, eccetera, per poi citare sinteticamente le cause della sua morte. No? Solo quando Dante personaggio la chiamerà per nome, i lettori sapranno che si chiama Francesca, mentre bisognerà attendere all'inizio del canto sesto per conoscere il tipo di relazione adulterina che ha portato alla sua morte. Con questi mezzi Dante riesce a mettere in risalto sia l'ambientazione della vicenda, sia le atroci conseguenze di quell'amore di cui fu vittima. Quindi tra le tipologie di questa presentazione possiamo ricordare l'uso molto frequente sia del histeron proteron, no? Quindi, o anche insomma, la ritardatio nominatio, oppure l'assenza di nomi, quindi, che sono fenomeni, penso, abbastanza importanti.
Per finire, insomma, ci sarebbe da parlare dei gesti, quindi non bisogna di dimenticarli, la sua importanza, la sua chiarezza, il cogliere proprio in quell'istante lì, no? A questo ha dedicato molti sforzi una persona della scuola madrilegna, Violeta Diaz del Corral, ma anche un articolo recente di Paolo Rigo. Quindi che bisognerebbe insomma, citare, però insomma, e questo è un aspetto fondamentale, direi io, della retorica della visibilità, per cui non mi anche la metafora giova in qualche modo alla stessa cosa. Ricordiamo che la metafora, che il significato era proprio quello di mettere qualcosa davanti agli occhi, questo è il significato originale, però ricordiamo che la metafora è un apparato semiotico che ha come il compito di stimolare il destinatario a concepire un'immagine che non esisteva come tale prima della metafora. Questo lo sottolinea, ecco. Mentre la descrizione, nelle diverse declinazioni che stiamo vedendo, è un apparato che ha lo scopo di rendere verbalmente un fenomeno visivo che esisterebbe anche senza di lui. Senza di lei, senza la descrizione. Anche se nel caso di Dante la descrizione spesso attinge alla pura immaginazione e non solo alla realtà. Dunque, scrive Mercuri, che Dante fa della metafora uno strumento innovativo. Mi sembra di non averle messe le metafore, ma insomma, ricordiamo adeschi, inveschi, che millargisce il pasto, eccetera, eccetera. Le similitudini, ovviamente, però ovviamente qui non si può neanche solo dire che esistono, che fanno parte essenziale della visibilità. Cito soltanto il fatto che anche la similitudine partecipa del concetto di visibilità, perché tra le tante funzioni stilistiche e estetiche che assolve, la principale ha lo scopo di avvicinare il lettore a una realtà molto lontana da quella quotidiana, no? Una per tutti, come d'autunno si levano le foglie una presso all'altra finché il ramo vede alla terra tutte le sue spoglie, eccetera, eccetera, no? C'è, come abbiamo visto in tutta la commedia, una forte tensione a emulare l'arte plastica, alla ricerca del modo affinché la poesia sia ut pictura, almeno nella lettura che facciamo i moderni di questa frase, no? C'è una continua competizione con l'arte figurativa, anche se è convinto della superiorità della poesia, perché per quanto sia debitore all'arte di tutte le tecniche icastiche che gli hanno permesso di costruire l'immagine verbale, ritagliando un momento concreto e un aspetto parziale dell'oggetto da descrivere, in realtà l'immagine verbale non solo ha voce, ma anche si muove nello spazio e nel tempo, e dunque superiorità superiori alla creazione artistica. Queste mie riflessioni intendono creare una metodologia che comprenda tutte le tecniche della visibilità e che metta insieme tutti gli elementi retorici utili per realizzarla, compresa la valutazione quantitativa degli aspetti dell'amplificatio e della brevitas. Si tratta in fondo di riprendere, raccogliere e sistemare le molte notazioni sull'icasticità della lingua di Dante che sono state espresse nel corso degli anni da molti commentaristi interessati a questo aspetto della commedia. Valgono due per tutti, il professor Sapegno, grazie al quale siamo qui riuniti, e il professor Inglese, sempre così attento nel cogliere i fenomeni fonosimbolici della scrittura dantesca. L'applicazione di questa metodologia dovrebbe spiegare linguisticamente e retoricamente non solo la visionarietà che tanto interessava a Eliot e la visibilità a cui Calvino dedica uno dei capitoli delle sue Lezioni americane, ma anche la sua capacità di ritrarre tutto ciò che ha visto e tutti quelli che ha incontrato e spesso riconosciuto durante il suo viaggio, in altre parole, la sua capacità di avvalersi di modi e meccanismi per costringerci a immaginare con la maggior energeia possibile quello che lui ha voluto farci vedere. Grazie. Quindi adesso viene il momento. Intanto la lezione era bellissima, peccato che abbia dovuto tagliare dei pezzi, ma d'altra parte i tempi sono quelli che sono, siamo già alle 10:35.
Quindi anzi io devo andare abbastanza di corsa per fare poi la famosa pausa e passare alla seconda parte della giornata. Dunque, nella Laudatio io devo dire in primo luogo che se dovessi definire Rossend in una parola, userei quella che il secondo Omero predica del suo Ulisse, cioè Polytropos, l'uomo dai tanti modi e luoghi, dalle molte sfaccettature, dalle numerose vie, perché Rossend è capace di una incarnazione alla volta, oppure di diverse allo stesso tempo. È innanzitutto un lessicografo, avendo lavorato con Adriano Padoan un monumentale grande dizionario di spagnolo, cioè dizionario spagnolo-italiano, italiano-spagnolo, del 2012, che è, a quello che io riesco a capire, un capolavoro di attenzione alla parola e ai suoi contesti. Prima fondamentale qualità del filologo e del critico letterario, ma anche di coscienza linguistica teorico-pratica, come dimostra l'articolo che ha scritto sempre con la Padoan sulla grammatica contrastiva, lessicografia e insegnamento del 14. Non oso pensare al lavoro preparatorio necessario per costruire un dizionario. La storia della Oxford English Dictionary con Richard Furnival e soprattutto James Murray ai primordi ottocenteschi è diventata un mito. E Salvatore Battaglia, che in Italia ha fondato e curato il grande dizionario della lingua italiana, è stato anche, lo dico pulcoso nella presente circostanza, uno dei maggiori filologi romanzi, dantisti e medievalisti letterari del nostro paese. È evidente che lo studio e la realizzazione di un lessico come quello di Arquese e Padoan richiede, persino ai nostri tempi computerizzati, anni, ma sono anni che poi danno frutti per decenni o addirittura per secoli. L'expertise linguistica che Rossella ha acquistato nella preparazione del dizionario trabocca nel lavoro di filologo, comparatista e studioso della letteratura italiana tra 200 e 300, in particolare dello Stil Novo di Dante e di Petrarca. Dico subito che non posso coprire tutta la produzione perché appunto è grandissima. La massa di interventi in questi campi è tale, il curriculum è lungo una decina di pagine, che devo per forza spigolare tra quelli che a me sembrano i più significativi. Per esempio, Rossend ha dedicato un'attenzione particolare a Cino da Pistoia, sul quale ha curato anche una importante collezione di saggi, e a Cavalcanti, le cui rime complete, dopo diversi studi preparatori, ha tra l'altro pubblicato di recente in un elegante volume di cattedra, al quale poi ritornerò. È appena uscito. Anche la ricerca sul Petrarca sfocia, dopo tanti interventi, in almeno una edizione di rilievo, sempre per cattedra, 10 anni fa, del Secretum e di alcune delle epistole più importanti, Mi Secreto, un'antologia di Epistolas, con introduzione, commento e testafronte. La sapienza filologica e il sottile acume critico sono evidenti in tutti questi lavori. C'è poi il lato comparatistico dell'opera di Rossend, sia sul versante dantesco sia su quello più vasto di tutta la letteratura italiana. Si tenga presente che per un catalano gli ambiti di riferimento o di partenza, diciamo, sono due, e cioè quello catalano, puro e semplice, mettiamola così, e quello castigliano o spagnolo. E qui quindi si incontrano articoli centrali, come per esempio quelli su Dante Ottavio Paz o su Dante in Argentina, ma anche saggi su Dante e la letteratura spagnola del Novecento e contemporanei. Si può pensare a un episodio emblematico che risale al Cinquecento, quando lo storico valenziano, lo citavo l'altro giorno, ma di origine tedesca era, Pero Antonio Pere Anton Beuter, frequentatore di Roma, nominato predicatore apostolico da Papa Paolo III, menziona nella cronaca generale Dante e il suo Ulisse, dando l'impressione diffusa nell'esegesi italiana del Rinascimento che quest'ultimo avesse scoperto l'America.
Dicevo l'altro giorno che la cosa resterebbe mera curiosità di storico fantasioso. Pensate, uno storico tedesco nato in Germania, insomma, diventato catalano, rimarrebbe una cosa di curiosità di storico fantasioso se il grande navigatore castigliano, catalano, Pedro Sarmiento de Gamboa, esploratore incosciente delle isole Salomone e dello stretto di Magellano, non l'avesse ripresa all'inizio della sua Historia de los Incas, la prima in assoluto sul tema, citando sia Dante sia Peuter, ma anche lui che aveva fatto l'università e sapeva di greco e latino, Strabone e Solino, sostenendo apertamente che dopo aver fondato Lisbona, Ulisse aveva dato i natali alla Nuova Spagna. Nel 2018, per tornare a Bomba, Rossend sfiora la tematica in un saggio affascinante intitolato Viaggio dal centro alla periferia e ritorno nostalgico, da Ulisse a Rinaldo, pubblicato in un volume di indagini sul Tasso. Vengo infine a una delle ragioni per le quali Rossend è qui e riceve il premio Sapegno in quest'anno dantesco 2021, cioè i suoi studi su Dante. Tutti conosciamo il lavoro straordinario, compiuto da lui e da Marcello Cicuto nel preparare il primo e il terzo di quelli che si annunciano come cinque volumi, se non sbaglio. Il secondo anche è uscito, ma Marcello vi ha un altro curatore, non Rossetti, dedicati al Dante visualizzato, pubblicati da Cesati nel 17 e nel 19, cioè dedicati all'indagine del rapporto esistente tra il testo e le immagini contenuti in manoscritti, incunaboli, edizioni a stampa, in quanto cardine della ricezione dell'opera di Dante nei secoli XIV, XV e XVI. Progetto parzialmente parallelo in inglese, incardinato tra Barcellona e Los Angeles, nella UCLA, University of California, Los Angeles, Envisioning the World, Dante and the Visual Arts, 1300-1500. Il primo e il terzo volume su 300 e su 400 riprendono nel titolo Carte ridenti la celebre battuta di Oderisi nel canto undecimo del Purgatorio, quando rispondendo a Dante che l'aveva apostrofato quale l'onor da Gobbio, l'onor di quell'arte che alluminar chiamata in Parisi, diceva: più ridon le carte che pennelleggia Franco Bolognese, offrendo quindi un primo assaggio della sua perorazione contro la vanagloria, che è anche un discorso sul formarsi di una tradizione e sulla successione dei grandi artisti a luminare, miniare, l'arte che accompagna un manoscritto, che lo illustra e finisce per darne interpretazione. Impresa di dimensioni poderose questa, e dalle implicazioni ramificate, perché una visualizzazione, una illustrazione, testimonia della ricezione continuamente on the go, in fieri, di un testo e delle sue capacità espressive, narrative e drammatiche. E tuttavia la ricerca dantesca di Rossend non si esaurisce affatto nell'esplorazione comparatistica tra prodotti delle arti visive e della letteratura. A Rossend piace la comparazione tra arti diverse. Altrove ha usato musica e letteratura, e anche letteratura e medicina, o le trasformazioni di un testo letterario in teatrale. Ci sono qui edizioni di Dante, a cominciare dall'Inferno, per Acalla, e prima ancora di Il libro dello Scansiones y otros poemas, nel quale Rossend e altri presentano con testa, affronto e commento le grandi canzoni del 14. E saggi di grande respiro, dall'analisi brillante e profonda, ne ci sono soltanto due per i quali ho una predilezione particolare: lo splendido e il mimetismo del Deseo, Francesca da Rimini, del 14, e tra le cose forse più suggestive che io abbia letto, L'ombra. L'ombra, in Al poco giorno e al gran cerchio d'ombra di Dante, del 2016. Infine arriva, ultimo, fresco di stampa, è arrivato proprio mentre io stavo componendo
la Laudatio, quindi mi è toccato pure leggere. Anche se non è strettamente dantesco, ma il volume di cattedra della poesia completa di Guido Cavalcanti, al quale ho accennato, pieno di suggerimenti e di bagliori di lettura, ampia e molto distesa l'introduzione, che giunge naturalmente sino a Pound, Caproni e Calvino, e osa sfidare, con una qualche ragione, addirittura Bruno Nardi. Meno male che non è vivo, se no. Calibrato è il commento, ma presentare il secondo dei due guidi vuol dire parlare anche di Dante, perché entrambi i guidi hanno avuto la gloria della lingua, ma ormai è arrivato sulla scena chi l'uno e l'altro caccerà del nido. Come dicevo l'altro giorno, povero Guido, penso io, se non avesse avuto Dante Alighieri alle calcagna, sarebbe stato il più grande poeta italiano del 200. Così invece, riconosciuta di grande altezza d'ingegno, il più giovane amico lo giubila nell'altro mondo, dopo averlo esiliato in questo. Ma è ora che io concluda questa laudatio dicendo che è per tutto questo fervore di ricerca e di lavoro che la nostra fondazione ha deciso di conferire a Rossendal Quest uno dei tre premi Sapegno per l'anno dantesco 2021. Ora è qui, credo, eccolo qua. Però non trovo il libro che gli dobbiamo dare. Il libro del... Questo è il tuo diploma ufficiale. Tu, cosa carta? Non so bene se è pergamena o okay, che, ma insomma, vedrai tu. E qui invece sono le lezioni Sapegno precedenti che Grazie. Sono seguiranno. quelle, sì, poi seguirà il fiume con la tua lezione e questa laudatio. Allora, grazie. Posso dire due Certo, parole? grazie Sì. della Grazie lezione e complimenti. a voi, ringrazio la Fondazione Sapegno e il suo comitato scientifico, in particolar modo il professor Boitani, che seguo da sempre, per avermi conferito questo premio così prestigioso, che è stato assegnato poi a studiosi di altissimo livello, ai quali guardo come maestri, insomma, molti di loro. La mia gratitudine va anche a Natalino Sapegno, lo studioso in memoria del quale siamo tutti riuniti qui e al quale io, come molti altri della mia generazione, sono debitore del primo e fatidico approccio alla Divina Commedia. Devo confessare che quando mi è arrivata la comunicazione del premio, la mia prima reazione è stata di grande sorpresa e come Dante mi sono chiesto: ma io perché venirvi? Io che non sono né, e qui lascio a voi la scelta dei nomi di tanti studiosi Dante che operano in molti altri paesi e con maggiori meriti dei miei. Alla sorpresa è poi subentrata una grande allegria, pur sempre velata da una certa sensazione di inadeguatezza. Per dare pace a questa mia inquietudine e per cercare di dare una spiegazione al premio, voglio interpretare la decisione del Comitato Scientifico come un riconoscimento al mio lavoro, sì, al mio lavoro individuale, quanto ai risultati ottenuti dall'equipe di cui sono onorato di far parte, formata da studiosi che fanno riferimento sia alle università di Madrid, soprattutto alla Complutense, sia a quelle di Barcellona, Autonoma e Università di Barcellona, che da 2 decenni portano avanti progetti di grande impegno scientifico, come quelli citati appena adesso. L'ultimo è questa Divina Commedia che è uscita ormai tutta quanta e quindi che presenteremo nei prossimi giorni. Cito soltanto l'ultimo che è proprio questo. Quindi ringrazio e devo dire che anch'io ringrazio mia moglie Adriana Padoan che è stata proprio all'ombra, o non tanto, però insomma all'ombra e senza la quale molti di questi lavori sarebbero stati assolutamente impossibili, soprattutto il dizionario, che è suo più che mio, anche se poi l'ordine alfabetico sembra al contrario. Certo, Quindi, bene, un ringrazio. lavoro spaventoso. Questo.